chiamo Steve Hawkins, sergente del reparto informativo. Appena arrivato in Vietnam, sono rimasto 3 settimane bloccato nelle retrovie a fare l'istruttore per le forze speciali vietnamite a Nha Trang. Non male come incarico, però una tale noia. Ora che è passata, sono diretto a Nui Pek, una base calda sulle alture centrali. Finalmente l'occasione per vedere un po' d'azione. Allora, come hai detto che ti chiami? Ormster? Esatto, C.J. Ormster, specialista in armi. È la tua prima visita a Nui Pek? Sì, sono qui per rimpiazzare il sergente della squadra caduto in azione. Già, Douglas, povero diavolo. Brutta storia. So che l'hanno beccato in ricognizione. Sì, ero con lui nell'imboscata di quella notte. E seguivamo degli esattori, un gruppo di Vietcong della zona che rubava riso al villaggio locale. Gli abitanti ci avevano avvisato. Così quella notte siamo andati lì e abbiamo sorpreso quei vermi poco prima che arrivassero al villaggio. Io, Douglas e qualche altro montagnard. Non hanno avuto nemmeno il tempo di farcela addosso. Dopo che abbiamo fatto saltare le Claymore erano già tutti estesi. Ma quando siamo andati a controllare i cadaveri, ci è arrivato addosso un altro gruppo e c'è stato un minuto di casino. Poi hanno fatto di Mao. A Douglas è andata male. Che ci vuoi fare? Almeno è stato rapido. Ti ha beccato un colpo di AK in testa. Morto ancora prima di toccare terra. Poveraccio, quanti uomini avete perso da quando sei qui? Ehi, il campo di Nui Pek è dritto davanti a noi, gente! Prendete la vostra roba, non vogliamo star qui più del necessario! Eccola qui, la mia nuova casa. In gamba, amico! Dì a quelle checche del comando di venire qui a guadagnarsi il pane ogni tanto. Ok, non strafare, soldato, e tieni giù le chiappe! Ehi! Ehi là, guarda chi si vede! Il vecchio CJ è tornato. Chi è il novellino? Lui è Hawkins, il nostro nuovo sergente dell'informativo. È stato assegnato al campo. Ciao, sono De Forti, il marconista. Il capitano ti vuole parlare. Dovrebbe essere al bunker tattico, quello con la bandiera americana appesa. Allora, CJ, com'era Saigon? Hai combinato i soliti casini? Ma se ti dico cosa mi è capitato... La struttura qui davanti deve essere il bunker tattico. C'è la bandiera. Il capitano deve essere dentro. Sergente di prima classe Hawkins a rapporto, capitano Rosenfield, signore. È il cielo che ti manda, Hawkins. Siamo sotto di un paio di uomini al momento. Prima di tutto, visto che qui siamo fuori dal mondo, lasciamo subito perdere le formalità. Niente saluto se non vuoi farmi riconoscere e non consultare mai una mappa stando in piedi se non vuoi esporti. I cecchini nemici di questa zona sono tra i migliori che abbia mai visto. Ricevuto, capitano Rosenfield, signore. Piantala con le stronzate da parata. Qui siamo in guerra. Ok, signore. Questo è il bunker tattico dove la squadra riceve istruzioni prima delle missioni. Ora seguimi, ti mostro il tuo alloggio. Ho disegnato questa pianta di Nui Pek quando ero a Nha Trang. Mi hanno detto che è un grosso campo in grado di accogliere fino a 300 soldati CDG. Mi aiuterà ad orientarmi. Chào anh lính, hình như là tôi chưa bao giờ gặp anh ở đây. Devi mirare prima di fare fuoco. Questo è il tuo bunker, non è Lilton, ma tocca adattarsi. Mettiti a tuo agio, molla giù i bagagli e prendi un'arma al poligono di tiro. Orster è lì e te la lascerà provare. Bene, signore. Perché non ti fai un giro del campo? Nel pomeriggio ti organizzo un'escursione guidata nei paraggi. Ok, grazie, capitano. Beh, sistemerò la mia roba più tardi. È ora di trovare un'arma decente e fare un po' di pratica di tiro al poligono.
Abbiamo una specie di poligono improvvisato qui. È qui che addestriamo le truppe CDG. Sono quasi tutti montagnar locali, insomma, dei montanari. Gli insegniamo a usare le armi così da rendere la vita dura ai Charlie. Usano per lo più carabine, visto che sono bassi di statura. Una volta addestrati, ce la cavano niente male. Sono svegli, amichevoli e soprattutto degli ottimi combattenti. Mentre la maggior parte di noi striscia pancia a terra, durante gli scontri a fuoco, questi ragazzi si mettono in punta di piedi per individuare il bersaglio. Vedrai, ti piaceranno. Sono dei magnifici soldati. Ti va di fare pratica? Le vedi quelle latine laggiù? Prova un po' a colpirle. Ti va di fare pratica? Bella mira, Tex! Le vedi quelle latine laggiù? Prova un po' a colpirle. Ti va di fare pratica? Joe Crocker, medico della squadra. Vieni con me dal capitano. Il capitano ti vuole. Ti sei rimesso in sesto? Tutto ok? Bene, allora puoi venire con noi per una bella ed emozionante azione umanitaria. Dobbiamo vaccinare dei bambini in un villaggio di montagnar qui vicino. Gli portiamo anche del riso. Il loro campo non è lontano. Andiamo. Prima di rendermene conto, ero già in missione. Interessante questi montagnari. È stata un'ottima idea addestrare truppe del CDG provenienti da queste tribù. Sono davvero coraggiosi. Questo posto è stato incendiato circa un mese fa, nessun sopravvissuto. Gli uomini erano con moglie e figli su al campo del CDG. Così i Charlie si sono vendicati sui contadini e sui vecchi rimasti al villaggio. Bastardi. Li abbiamo stesi quasi tutti dopo l'attacco. Ma sai com'è? Ne secchi uno e ne spuntano fuori altri tre in un batter d'occhi. È probabile che il capovillaggio ci offra del vino di riso, la bevanda preferita dei locali. Se succede, fai il bravo e bevila, anche se ha l'odore e il sapore del gas. Potrebbe perfino contenere dell'alcol, giusto, dottore? Sì, signore. Sicuramente meglio di un proiettile nel cranio. Eccoci arrivati, il villaggio della tribù Jarai. Capitano, vado a visitare i miei pazienti. Ok, Crocker, sai cosa fare. E tu, Hawkins, seguimi. Incontriamo il capovillaggio. Eccolo, quello coi capelli bianchi. Vieni che ti presento. Ciao, Dai Ui. Ciao, lui è il nuovo soldato, capo. Io piace vedere tutti i soldati. Maxi, lui lavora, ma noi beve vino. Andiamo, bevi e fa finta che ti piace. Ah!
Facile! Maledizione, state giù! Da fuori sembrava un colpo di Mosin! Cecchino nemico! Dottore, qui! Uomo a terra! Sì, signore! Seguitemi! Oh, merda! Hawkins, sembra che i Charlie ti abbiano preparato una festa di benvenuto. Dovresti andare a ringraziarli. Credo che si nascondano in quella macchia. Individua il bagliore degli spari o il fumo. Hotel Alfa, qui sei. Abbiamo un cecchino nemico qui, vicino al villaggio. Mi ricevete? Passo. Sei, qui Hotel Alfa. Ti servono rinforzi? Passo. Hotel, qui sei. Negativo, ce la caviamo da soli. Chiudo. Io ti copro. Crocker, vai a sinistra. Ok, capitano. E tu, Hawkins, segui il dottore. Faccio il modo di rimanere sempre a riparo. Hai capito? E spostati solo quando... Muoviamoci! Avanti! Presto! Saliamo alle risaie! Stammi indietro! Avanti! Io ti... Siano tutti. Tutti i Kong uccisi. Eccellente. Ci siamo divertiti abbastanza per oggi. Scogliamoci un po' di vino di riso.